A togliersi la vita sarebbe stato un quarantenne, forse di Piombino, in provincia di Livorno, morto nei primi mesi del 2023, dopo il via libera del sistema sanitario regionale della Toscana. Ma la notizia è stata divulgata solo oggi da Paolo Malacarne, già primario di anestesia e rianimazione all'azienda ospedaliera universitaria di Pisa, coinvolto in prima persona. Sì, sono io, il primo assistente medico al suicidio della Toscana, dichiarato al Tirreno raccontando la vicenda a ridosso del seminario dal titolo L'aiuto al suicidio come diritto, che si è svolto oggi alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. L'ASL non ha messo a disposizione il farmaco e i macchinari per il suicidio, come era avvenuto invece per il recente caso di Trieste. La famiglia, si legge sempre sulle pagine del Tirreno, avrebbe procurato tutto il necessario. L'ASL ha accolto la richiesta dell'uomo sulla base della sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato del 2019. Il dottor Paolo Malacarne, da tempo impegnato sul fine vita, è a favore sia del suicidio assistito che dell'eutanasia e sostiene la necessità di una legge superando quelli che chiama dogmatismi politici e trascurando parimenti cure palliative e l'imperativo alla vita per i medici. L'ultimo caso di suicidio assistito ha riguardato una donna di Trieste che si è autosomministrata un farmaco letale. Sulla vicenda era intervenuto il vescovo, Monsignor Enrico Trevisi, dicendo fa male la disinvoltura con cui si inneggia al suicidio assistito come una conquista e come un progresso, mentre il vero progresso, aveva ribadito, è un'assistenza di qualità e un'adeguata alleanza terapeutica.